Po-po. Abbiamo fatto questa procedura del viaggio in auto. Ora la smontiamo per vedere che cosa abbiamo usato. Abbiamo usato uno sfondo, quello della città, abbiamo usato un personaggio, quello dell'auto, e abbiamo usato una serie di comandi. Andiamo a vedere come sono distribuiti i comandi nella riga in basso sotto allo sfondo. I comandi sono suddivisi in sei gruppi, comandi principali, che hanno ulteriori categorie. Questo giallo, il blocco giallo, ha la bandierina di partenza, avvia quando si clicca la bandiera verde, abbiamo avvia quando si tocca automobile, abbiamo avvia quando si tocca automobile ancora, avvia quando riceve il messaggio arancio e invia il messaggio arancio. Questi comandi li vedremo in dettaglio in futuro. Quelli di movimento sono azzurri. Sposta verso destra, sposta verso sinistra, sposta verso l'alto, sposta verso il basso, ruota a destra, ruota a sinistra. Salta e vai alla home, cioè torna a casa. I blocchi viola. Questi comportano delle azioni. Primo, dire, ingrandisci, riduci, reimposta grandezza, nascondi, mostra. Abbiamo anche i blocchi dei suoni verdi. Abbiamo anche questi arancioni che ci danno le temporizzazioni o i cicli. Attendi, ferma, imposta velocità e cicla, ripeti. Poi abbiamo i blocchi di fine. Fine, oppure ripeti per sempre. Alla prossima. Ciao ciao. Po-po.